Ragione fede, c'è questo problema, c'è un Berlusconi diverso dopo la perdita della madre, un incupimento, cioè come i suoi, diciamo, la sua condizione personale si ripercuote nella sua azione politica? Guarda, il tema è molto semplice. Fede dice le cose molto, molto tenere per natura della sua antica amicizia con Berlusconi. Ma Fede, nonostante che faccia di tutto per non sembrarlo, è uno dei tanti casi giudiziari a cui siamo abituati dai tempi di Tortora, cioè di azioni di mobbing e di criminalità da parte di magistrati che inventano reati. Un esempio è questo. Fino a qualche giorno fa Vabbè, ma Berlusconi, questo lo lasciami vedremo ora, parlare, non ci mettiamo a sto parlare del caso parlando di giudiziario di Fede, Fede. sto parlando di Fede, il primo, hanno preso lui per primo, Ora sta parlando come... della solitudine di No, Berlusconi, non del suo caso no, il giudiziario. caso giudiziario è interessante, l'uomo è Lo ridotto in so, quel ma non ne parlava modo, adesso. ma è ridotto in quel modo, In che dice modo queste è ridotto? cose. Io l'ho visto in forma, Ma non era Fede. fatto in forma, Come? non era Un fatto... direttore ha Era in buona scritto forma, in no? ottima Sul piano forma. psicologico, uno che parla della mamma e fa Ma il queste cose, non direttore del riesce a dirmi... TG4 Posso ancora dire il mio governa pensiero? tutto? Volevo Sì. sentire il vostro inutile pensiero. No, Voglio no. dire il mio, oppure intervista un altro e chiedilo a lui. Non ho capito che cazzo vuoi da me. Sto dicendoti il mio pensiero che è Sì, questo. allora. Hanno cominciato, Sì. e la cosa te la può confermare Gioacchino Genchi, che non è un amico di Berlusconi, con un'operazione totalmente illegale. Cioè, non potendo intercettare me, ovvero lui che è parlamentare, intercettano le persone a lui vicine. Cominciano tutto questo con Fede. Fede è il primo che viene accusato di un reato inverosimile, favoreggiamento di prostituzione. Ora, nessuna donna per andare a letto con Berlusconi chiede il permesso a Fede. Il reato è inesistente, è una pura follia. Allora tu ti devi difendere da un reato che non c'è. L'altro, te lo stavo dicendo, è Sì. questo, che viene accusato di essere parte lesa fino all'altro ieri con i ricatti di Tarantini. Gli stessi magistrati che lo hanno accusato di essere una vittima, dopo 3 giorni, con il reato intermittenza, lo fanno diventare quello che invece ha cercato di corrompere Tarantini. O ci vogliamo decidere, o c'è il reato, o c'è un altro reato, o uno è vittima, o uno è colpevole. In realtà c'è puro mobbing, c'è un signore che per 39 anni di carriera è stato nella Ma io ho penombra, letto e poi arriva ma un signorino elegante, come una bella ragazza, che è Woodcock, che lo eccita, vuole andare come una escort a Palazzo Ma io ho Grazioli, letto una cosa, essere ma ho ricevuto, letto ed un'altra essendo cosa però. ricevuto, mi vuoi lasciare finire? Sì. Ottenere il compiacimento di dire sono andato a parlare con Berlusconi, il quale dovrebbe fargli vedere su una poltrona Vittorio Emanuele di Savoia, spregevolissimo ma inutilmente Ma arrestato perché e li riceve? prosciolto. Perché riceve E questi perché personaggi? Pasquale Lepore Perché sono parla dei con personaggi che non uno dovrebbero della essere P3? ricevuti? No, Staccano la batteria per entrare ad no, no, Arcore, no. ma sono Io mi personaggi a cui chiedo bisogna tenersela larga o no? come mai Lepore parla con Pasquale Lombardi e va a prendere il caffè con lui e gli dà del tu. Perché uno della P3 parla con Lepore? Mi pare molto grave che un magistrato parli con uno indagato per la Ma P3. lei Allora, a questo punto sto ha detto dicendoti sì. che la solitudine di Berlusconi non c'è, c'è una invasione costante delle attività che faceva, per esempio, Pasolini tutti i giorni, rimanendo lucidissimo, e questo è puro mobbing, cioè piccoli uccelli che cercano di eliminare un uccello predatore con una serie di azioni Ma lei ha detto infondate, un'altra cosa perché però, Gardi. chiavare è un fatto possibile. Non c'è Allora, nulla di no, volevo male, solo non c'è capire una niente cosa, di perché io ho male. trovato la sua dichiarazione, non so se sia vera, in cui lei dice che in realtà non c'è reato di prostituzione ad Arcore, perché Bravo. le ragazze che vanno sono fuori mercato, perché le Esattamente, prostitute non esattamente, prendono più di 1.000 euro esattamente. siccome loro ne Perché la prendono. Ma perché non prostituta, c'è la prostituta di alto bordo, quella che sì. prende più soldi? Ah, certamente. Più di 1.000 euro, magari Sì, che 10.000. c'è? È una che ne prende 60-70 mila? È una che fa la moglie? Non può essere anche lei una troia? Cioè, Quindi una si secondo sposa lei, con uno ricco per amore? secondo lei Non ho non sono capito. prostitute quelle che vanno No, sono ad mantenute, Arcore? Sono categoria mantenute. che giuridicamente è diversa. Se io prendo Ninetto Davoli, ragazzo minorenne per strada, e lo porto a casa di Pasolini e diventa Pasolini l'amante di un minorenne, quello non è più un prostituto, è un amante, è un mantenuto. E perché Ninetto Davoli stava con Pasolini? L'ha detto, gliel'hanno chiesto, Beh, dice, Rubi è stata maltenuta. perché c'ha la Giulietta Sprint. Questo aveva Rubi è stata Milano. maltenuta perché poi l'hanno abbandonata in mezzo alla Appunto, ma strada. il fatto che non è che siamo qua a Non è aspettare la stata tua molto morale. ben Una che è tenuta. mantenuta prende, intanto il numero di telefono va a casa di qualcuno, lo frequenta, gli chiede dei favori, è diversa. La prostituta, non Gardi, sai dobbiamo come andare si al nero. chiama, Break. non prende una cifra e va via. Quella che ti rimane in mezzo ai coglioni è una mantenuta, è Vittorio una Sgarbi, moglie, non è una c'è la prostituta. È molto pubblicità. diverso. Partiamo. Studiate, non Torniamo tra sapete un cazzo pochissimo. di nulla. Pochi minuti Ma e perché il torniamo. moralismo del cazzo che si inalbera ogni volta?